penso che l'argomento che stiamo trattando questa sera sia un argomento che giustamente è stato posto all'attenzione del Consiglio Comunale, perché occupa e tocca una parte importante della nostra comunità cittadina. E penso che questa sera ci sia stata data anche un'ampia illustrazione e una storia di questa associazione, che forse ha permesso anche a chi non era a conoscenza pienamente di quanto fatto e di quanto costruito in questi anni, ci ha dato modo appunto di conoscerlo approfonditamente. Penso che sia la relazione fatta dall'assessore Romor, ma anche tutta la parte che ci ha descritto l'ex assessore e consigliere Zanolin, sia stata illuminante un po' per tutto il Consiglio. A dimostrazione anche di un fatto: questa città è una città che è molto attenta ai bisogni delle persone in difficoltà, e penso che questo sia una sottolineatura e un'attenzione che le amministrazioni precedenti e questa amministrazione intendono dare a chi in qualche modo è in difficoltà. Penso che sia questo soprattutto il lato che noi dobbiamo sottolineare, che questa comunità ha un'attenzione particolare verso i più deboli. Le soluzioni mi pare che siano state anche in qualche modo delineate, e sono soluzioni che spero vadano nel senso giusto. Capisco che ci sia una riservatezza, però mi pare che l'attenzione dell'amministrazione, quello che ha svolto l'amministrazione comunale, che come si sottolineava prima, che non mi pare in questo caso abbia grosse responsabilità, anzi si è adoperata per mettere anche attorno a un tavolo soggetti diversi che avevano difficoltà e che mi pare che queste difficoltà continuino a permanere, da quello che ci diceva il consigliere Zanolin prima. Ecco, per cui ritengo che ci stiamo avviando su una buona strada, cioè quella di trovare una soluzione al problema, ma soprattutto di tenere alto il fatto che siamo attenti a questo tipo di problema, siamo attenti a quelle persone che in qualche modo sono state toccate nella loro vita da aspetti estremamente delicati, ma sui quali la comunità non intende tirarsi indietro, intende essere presente, intende essere attenta. Per cui mi pare che le raccomandazioni sollevate dal dibattito di questa sera siano raccomandazioni importanti e che in qualche modo mi pare vadano ad abbracciare lo spirito con cui è stata presentata questa mozione.